Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo video tutorial. Oggi questo video sarà molto breve in quanto si tratta di un'integrazione del video di ZPush. Nel video precedente, infatti, abbiamo visto come installare ZPush e come configurarlo, oltre che sincronizzarlo insieme a sistemi Android e iOS. Ma uno dei vostri commenti ci ha fatto riflettere e mettere su appunto questo nuovo video che verte sulla sincronizzazione di Zimbra ed Outlook 2013 utilizzando appunto dei sistemi, il sistema ZPush. Ma bando alle ciance, iniziamo subito. Dunque, partiamo da un'installazione di Zimbra. Abbiamo quindi a disposizione un server appunto Zimbra 8 installato sull'indirizzo 192.168.0.36 con la versione di ZPush installata e contenente al suo interno due utenze di test. Test 2 è test con dominio piable.local. Abbiamo a disposizione d'altronde Office, l'installazione di Office 2013. Quindi apriamo Outlook e partiamo subito con la sincronizzazione. In particolare è appena installato, per cui non ci resta che configurare l'account. Scegliamo la configurazione manuale e nelle tre possibilità decidiamo di configurare un servizio compatibile con Outlook.com o Exchange Active Sync. Andiamo avanti e andiamo a definire il nome, nel nostro caso test, l'indirizzo di posta elettronica, decidiamo di configurare l'account test@beable.local, come server di posta andiamo a inserire l'indirizzo IP di Zimbra, quindi 192.168.0.36, e andiamo ad inserire la password, in questo caso molto molto semplice, dell'utenza di Zimbra. Clicchiamo su avanti e a questo punto dovrebbe apparire un errore. Vediamo un attimo, attendiamo la sincronizzazione. Ricordiamo che la sincronizzazione è possibile con Outlook 2013, poiché Outlook 2010 non permette la sincronizzazione mediante Exchange Active Sync. Ecco qui, accettiamo il certificato e attendiamo la verifica delle impostazioni. Ecco qui, è apparso l'errore come dicevo. Apriamo il Task Manager e posizionandoci nei processi andiamo ad interrompere il processo di Outlook senza chiudere la finestra dell'errore. Quindi clicchiamo su Termina processo, Termina processo. Questa operazione dovete farla solo per la prima volta in fase di installazione, quindi di sincronizzazione dell'account. Andiamo a riaprire Outlook. Scegliamo sì, andiamo su ok perché questo è il profilo che abbiamo creato e a questo punto attendiamo la sincronizzazione. Accettiamo i certificati e verifichiamo che in arrivo ci sia un'email, che nella posta inviata ci sono due email. Posizioniamoci in calendario e verifichiamo il test, l'appuntamento di test presente su Zimbra e anche i contatti presenti nell'utenza. Per eccesso di zelo io vi mostro l'utenza su Zimbra. Andiamo quindi ad aprire l'utenza, vediamo appunto che in arrivo c'è un'email, che ci sono due email in uscita, che sull'agenda c'è un appuntamento di test, vediamo in che data, che dovrebbe essere il 9, ecco qui, e che ci sono due contatti, Beable e Test.
Quindi abbiamo verificato che il profilo è connesso al server, quindi non vi resta che iniziare ad utilizzarlo. Buon lavoro e arrivederci al prossimo video tutorial.